E ti capita spesso di fare questi sogni? Come questo è la prima volta. Altre volte ho sognato qualcosa di sinistro, ma mai nulla di così intenso. Cosa ti è capitato di sognare? Dettagli. Per esempio, ho sognato delle chiavi arrugginite, oppure una bambola che prendeva fuoco all'improvviso. E spesso mi è capitato di sognare che perdevo i denti. Sogni cose molto allegre, a quanto pare. Già. Vedi, molte persone tendono ad affiancare i sogni a un significato o a un numero. Solitamente lo fanno le nonne. Per esempio, secondo alcune dicerie, i sogni possono avere un significato che ha a che fare con delle questioni irrisolte, oppure con la carenza di affetto, o con l'arrivo di cambiamenti. Nella peggiore delle ipotesi, prevedono la perdita di una persona a te cara. Ma queste sono solo antiche dicerie da quattro soldi, raccontate da persone che pensavano di essere più furbe delle altre. I sogni non sono nient'altro che un fenomeno psichico. Spesso sogniamo qualcosa che ci fa paura, oppure che desideriamo. Altre volte luoghi od oggetti che abbiamo visto anche solo di sfuggita, o persone di cui abbiamo sentito parlare per caso. Quindi, puoi stare tranquillo, Ethan, che nessun significato macabro ha a che fare con i tuoi sogni. Quello che posso dirti io è che credo che i tuoi sogni sinistri siano legati alla tua solitudine. Sei un ragazzo abbastanza introverso, che si sente al sicuro soltanto dentro casa propria, perché sei certo che lì nessuno può invadere i tuoi spazi. Ma sei anche una persona intelligente e spesso metti alla prova le tue capacità, anche se hai paura a farlo, per non essere giudicato. Ma i tuoi sogni, Ethan, parlano chiaro. Tu hai paura. Magari hai paura che possa accadere qualcosa che non avevi programmato durante l'arco della giornata. Per questo fai così fatica a relazionarti. E per questo sogni oggetti o situazioni tristi e solitarie, appunto. Cosa farai dopo pranzo? Torno in ufficio. E sarai da solo in ufficio? No, ci sarà Andrea, il mio socio. Te ne ha parlato. Oh sì, lo hai fatto e come? Credo che sia l'unica persona di cui ti fidi veramente. A parte me, spero. E dimmi, Ethan, hai una ragazza? C'è qualcuno che ti piace? Pianto di dire a tua moglie che è grassa, ok? Ma se deve dimagrire almeno 20 Anche se lo fossi, non glielo devi dire, non si dice ad una donna, non è carino. kg. Va bene, ecco, grazie Alice, ci vediamo domani. E non mi diventare una balena pure tu. Ciao. Ciao Robert. Ehi, che lavoro oggi? In realtà ci sto andando proprio adesso. Ah, quindi ti concedi una piccola diversione prima di iniziare? Ebbene sì, però mi farò perdonare da Andrea con un tuo cappuccino. Furbo ragazzo. Stavo pensando di passare da voi in ufficio uno di questi giorni. Ho parlato con Andrea qualche settimana fa, se vi occupate anche di siti web oltre che alla grafica pubblicitaria. Ma il tuo amico era troppo occupato a fissarmi le chiappe piuttosto che ascoltarmi. Ed è sconvolto chiaramente, quando non sono in ufficio io non parlo di lavoro. Il solito. È un po' birichino, ma è un bravo ragazzo. Secondo me ha bisogno di essere coccolato. Comunque sì, ci occupiamo anche di siti web. È per il tuo capo? Intendi dire per me? Per te? Il bar è mio ormai, sono io il capo di me stessa. Ma non mi dire, ma grande! Grazie. Quanto ti devo? Offri la casa, anche se Andrea non se lo merita. Allora grazie.
Ah, Ethan, questa sera sono libera. Se non hai nulla da fare, possiamo mangiare una pizza, bere una birra, guardare un film. Certo, non sei allergica ai gatti, vero? Io vado a matte per i gatti. Fantastico, allora facciamo da me per le 8? Direi che è perfetto. Allora, a più tardi. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Allora? Cosa? Ci credi oppure no? Direi di no. Tu? Certo che sì. Come potrebbe esistere tutto questo se lui non esistesse? Semplicemente esiste? Ah, spiegazione troppo generica. Potrei dire lo stesso della tua. Andiamo, Ethan. Non puoi credere davvero che noi siamo dei semplici esseri viventi nati senza alcuno scopo su questo pianeta. Non ho detto questo, infatti. Tutti noi abbiamo uno scopo. Fare qualcosa di grande per rendere migliore il posto in cui viviamo, appunto. Semplicemente non credo che sia stato un essere molto simile a noi che vive sopra le nuvole ad ordinarci. Ma io non parlo di un uomo barbuto che vive sopra le nuvole. Sai quante volte l'avevo incontrato con tutti i viaggi che ho fatto in aereo? Io parlo di un'entità potente. Un'energia così forte, capace di creare tutto questo. Non sto parlando di qualcosa di buono o cattivo, no, 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 no. Sto parlando di qualcosa che se dovesse incazzarsi, se dovesse incazzarsi, non ci penserebbe due volte a farci fuori. Tanto non mi convinci. Ah, io non sono qui per convincerti, io sono qui per farti riflettere. Sì, ma io non sono qui per far riflettere te sul perché potrebbe essere frutto della tua immaginazione. Immagina se ti somigliasse, quello sì che mi spaventerebbe, cazzo. Fanculo. A volte credo che tu sia così ingenuo da credere a qualsiasi stronzata che passi in TV. Tipo? Superstizioni e roba simile, per esempio. Beh, devo ammettere che ad alcune cose sì, ci credo. Vedi, come cazzo puoi credere a certe cose? Le superstizioni sono stronzate nate da bocca ignoranti quando non sapevano dare una spiegazione. Avevo un gatto nero qualche anno fa ed è stata una delle cose più belle che mi siano capitate. Ma io non parlo di quel tipo di superstizioni, quelle sono delle cazzate, lo so. E di cosa allora? Le maledizioni. Ecco, io credo nelle maledizioni. Sono una cosa persa in partenza. Non è vero. Secondo me ci sono persone capaci di lanciare maledizioni e poi... Io credo nei sogni e nel loro significato, a differenza del tuo analista. Ma piantala. Sul serio, Ethan. Davvero credi che non nascondano alcun significato? Vuoi dirmi che sia una cosa normale sognare una bambola che prende fuoco così all'improvviso? Se ti raccontassi quello che ho sognato stanotte, chiameresti un esorcista. Davvero, Ethan. Secondo te non nascondono alcun significato? Vado da un analista e lo pago anche per questo. Appunto! Appunto cosa? Andrea, i miei sogni non hanno nulla a che fare con quello che tu pensi. Non sono psicopatico e non mi è stata lanciata alcuna maledizione. Ho semplicemente dei... problemi con me stesso. Ma io non ho mica detto che ti hanno lanciato una maledizione o che addirittura sei un assassino. E cosa allora? E che ne so? Forse cercano di darti degli indizi. Oppure è una tua paura. O magari sono segno di un cattivo presagio. Ma smetti. E comunque, visto che stasera mi bidoni per stare con Alice, spero per te che batti il chiodo, altrimenti domattina al corso ci vai da sola e col cazzo che mi presento. Tu pensa a sistemare quell'orologio. Mamma, che c'è? Ma non puoi andarci tu?
La prossima volta non farlo andare, se poi devo io passare a prenderlo. Sì, ok. Vado. Ho detto che vado! Che palle! Tutto bene? Devo andare. Mio fratello ha vomitato alla festa del compleanno del suo amico. E devo andare io a prenderlo, perché mia madre è già in pigiama. Non sapevo avessi un fratellino. Sì, un piccolo mostricciato di 11 anni. Adesso devo andare però. Sono stata davvero bene. Anche io. Allora, al prossimo film? Al prossimo film e al prossimo cappuccino. A dare l'allarme sono stati dei passanti quando hanno notato una grande nube di fumo proveniente da un garage nelle vicinanze. All'interno sono stati ritrovati i corpi di 3 ragazzi non ancora identificati. Dalle prime indagini sembra che non si tratti di un omicidio, ma di un incidente. Passiamo a un altro fatto di cronaca. Una terribile tragedia avvenuta la scorsa notte, in cui una donna è stata uccisa e poi mangiata nella loro casa dal marito, Luca Laneve, un uomo di 50 anni. Sara Pollastro, una donna di 43 anni, ritrovata senza vita e senza alcune parti del corpo sul tavolo della loro cucina. L'uomo, dopo essersi allontanato dal luogo dell'omicidio, si è presentato alle forze dell'ordine, confessando il delitto. È stato arrestato per omicidio volontario e alla base del delitto ci sarebbero motivi passionali. Quando la polizia ha interrogato l'uomo chiedendo cosa lo abbia spinto a commettere un tale spregevole gesto, quest'ultimo ha risposto dicendo: non sopportavo le sue urla, ma amavo il suo corpo. Un omicidio macabro e violento che non verrà dimenticato, in cui, ancora una volta, a pagarne il prezzo della vita è stata una donna. Passiamo al... Non ci credo, sei stato puntuale. È un miracolo visto che non ho chiuso occhio. Ho temuto anche di non riuscire ad arrivare in tempo alla stazione. Quando è che ti ridanno l'auto? Spero presto. Allora, è stato un altro che stra in bisogno a tenerti sveglio? No, aspetta. Ti sei bombato Alice. Shh, abbassa la voce. È fantastico. Non ho fatto nulla con Alice. Ma come? È dovuta andare via prima perché il fratello si è sentito male ad una festa. Ah, ho sempre detto io che sono stato fortunato ad essere figlio unico. E anche tu lo sei. Ma almeno avete, insomma, slinguazzato? Ma la pianti di coglione. Non vuoi che ti slinguazzi io? No, grazie. Rispetto il tuo pensiero, ma a me piacciono le tette. Per quello c'è rimedio se vuoi. Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Russo e sarò il vostro coordinatore per le prossime 4 ore. 4 ore? Oggi vi presenterò una nuova linea di applicazioni per i nostri apparecchi mobili e nuovi software per i nostri computer in ufficio, che però possiamo utilizzare anche a casa. Software e applicazioni
che ci permetteranno di lavorare sulla grafica in maniera semplice ed intuitiva, senza variare o abbassare la qualità del nostro lavoro e senza farci impazzire mentre noi adoperiamo. Insomma, non avremo a che fare con la mia ex compagna. Simpatico il tizio. Anche io sarei così simpatico se guadagnassi quanto lui. Prendete i vostri quaderni, le vostre agende, i vostri tablet o il computer, insomma, qualsiasi cosa su cui voi possiate scrivere, perché oggi io vi riempirò la testa di codici e passaggi che dubito fortemente voi riuscirete a memorizzare senza scrivere qualche appunto. Se lavoriamo su livelli, nessun errore sarà irrimediabile. Tutti noi sappiamo che se per esempio abbiamo sbagliato un passaggio o se per caso abbiamo selezionato per sbaglio qualcosa con il lazzo che non ci interessa, basta semplicemente andare in modifica e cliccare con sinistro del mouse su indietro. La maggior parte di noi sa bene come funzionano questi software, tuttavia, per coloro che non lo sanno, se noi lavoriamo su livelli, possiamo eliminare completamente un livello per poi ricominciare dall'ultimo passaggio, se abbiamo commesso un errore irrimediabile. In ogni caso, io vi invito ad imparare ad usare bene i comandi veloci, in modo tale che possiate essere più spediti durante la lavorazione. Ora, da un po' di tempo, questo discorso è valido anche per le applicazioni di fotoritocco sui nostri cellulari. Ma questo stronzo ci ha preso per degli imbecilli. Ha pagato 100 fottutissimi euro per sentirmi dire cose che già so. Persino mio cugino di 6 anni sa queste cazzate. Col cazzo che mi presento al prossimo corso. Anzi, ne potremmo fare uno tutto nostro. Di sicuro saremo molto più avanti rispetto a questi imbecilli e poi... Sai quanti soldi che faremmo? Ida, tutto bene? Sì. Ida. Ida. Scusa, stop. Tutto ok? Stai bene? La ringrazio per l'attenzione, Ethan. No, davvero, grazie. Ethan, stai bene? Allora? Quando ero piccolo mio padre mi portava spesso al cinema. A volte ci capitava di guardare 2 film nella stessa giornata. Per criticarli o osannarli. Lui era un amante dei film western. E si lamentava continuamente del fatto che non ne producessero più. Poi quando se ne andò,
continua a venirci con mia madre. E nonostante fossi triste, il solo pensiero di venire qui mi rendeva felice. L'ho sempre ritenuto il mio posto preferito. Il più bello fra tutti. E adesso? Adesso credo che sia diventato un posto come tanti altri. Ethan, che cosa ti è successo oggi? Stavamo parlando e all'improvviso sei svenuto. Sudavi, sussurravi qualcosa che non riuscivo nemmeno a capire io cosa. Ti prego, parlami. Ieri sera non riuscivo a dormire. Non riuscivo a dormire perché ho sentito al telegiornale la notizia di un uomo che ha ucciso sua moglie e ne ha mangiato parte del suo corpo. Sì, ne ho sentito parlare. Una vera tragedia. Conoscevo quelle persone. Erano i miei vicini di casa. Abitavano dietro casa mia. Cazzo, Ethan, mi dispiace. No, Andrea. Non è questo quello che mi ha disturbato. La notte prima io l'avevo sognato. O me ne avevo sognato qualcosa di molto simile. Ma commettere quel gesto ero stato io. A me stesso. In che senso? Mangiavo parti del mio corpo. È stato terribile. Ethan, credi davvero che non si tratti di una semplice coincidenza? No, non si tratta di una coincidenza. O meglio, ho creduto che lo fosse fino a poco fa. Quando ero in aula, quando mi sono addormentato, ho sognato di morire. Ho sognato che mi mancava il fiato. Ho sentito il cuore fermarsi. E poi... poi ho sputato sangue. Prima di morire. Ma lui non ha sputato sangue, ha avuto un infarto. Ho sentito i medici che hanno detto che il suo cuore non ha retto per via di problemi cardiaci. Ok, ok, va bene. Magari la morte non è stata identica. Ma tu... tu urlavi le stesse identiche parole. Che sta succedendo, Andrea? Ethan, secondo me ti stai fissando un po' troppo. Ma non ero io quello scettico. E lo sei ancora. L'altro giorno in ufficio, quando ti ho detto che i tuoi sogni nascondevano un significato. Ovviamente non ci ho dato peso nemmeno io lì. Ma adesso... vorrei che fosse tutto davvero una coincidenza. Perché mi spaventerebbe a morte sapere che stiamo parlando di qualcosa di molto più grande. Io sono già spaventato. Ethan, ascoltami. Io so che sei affezionato al tuo analista, ok? E so anche che hai la testa dura. Ma se può aiutarti a stare bene, ho un'amica che frequenta delle lezioni di ipnosi da una spiritualista. È una specie di psicologa specializzata sul soprannaturale, ecco. Ho detto che avresti chiamato l'esorcista. Cazzone. Sul serio. Se può aiutarti, chiedo l'indirizzo a Laura e te lo giro, ok? Va bene. Grazie. Comunque, questo film è una merda. Vuoi un passaggio a casa dopo? Ci sto. Tima, non ti addormentare, eh.
Scusa, dove posso trovarla? In fondo al corridoio. Grazie. Se lo avete raccolto, ammonite. Bene. Adesso respirate profondamente. E lentamente. Aprite gli occhi. Siete stati bravissimi. Entra pure, Ethan. Per oggi abbiamo finito. Ci vediamo domani alla stessa ora. Alex, non dimenticare di portare di sé. Certo, Ada, a domani. Ciao, Ada, ci vediamo domani. Ciao, Ada. Ciao, Ethan, piacere di conoscerti. Sono Laura, l'amica di Andrea. Ah, ciao. Grazie per aver combinato l'incontro. Ma figurati, non sei tu in debito con me, ma il tuo amico sì, però. Grazie, ciao. Ciao. Accomodati, Ethan. È la prima volta che vedo una spiritualista? Non ne ho mai sentito parlare, in realtà. Comunque sì. Solitamente ci chiamano medium. Sei teso o sbaglio? Un pochino. Ne vuoi un po'? No, grazie. Non vado pazzo per gli alcolici. Davvero? Alla tua età? Sì. Ho un debole per i cappuccini, ma ogni tanto bevo una birra. Ognuno di noi ha le proprie debolezze. Io, se a pranzo o a cena non dovessi trovare del cibo sulla tavola, non mi creerebbe alcun problema. Purché non manchi il vino? Per me, il vino è l'unico vero mistero della vita. In realtà il procedimento è molto semplice. Sì, ma il suo gusto è unico. Talmente unico da essere perfetto in ogni occasione. Perfetto per festeggiare, perfetto durante i pasti, perfetto quando si legge un libro, perfetto nei momenti di passione e addirittura perfetto per momenti come questo. Cosa ti ha spinto a venire qui? Un mio amico. Tu appartieni a quella categoria che ci considera matte o ladre? Io direi che appartengo alla categoria scettica, ma non mi permetto di giudicare. E ammetto che, dopo gli ultimi avvenimenti,
questo incontro potrebbe rivelarsi piacevole. La sincerità è un pregio e va premiata. Sono contenta che il tuo amico ti abbia convinto a venire qui. Allora riformulo la domanda. Cosa ti ha spinto ad essere meno scettico? Ultimamente sta succedendo qualcosa di strano. In passato mi è capitato di fare dei sogni inquietanti. Così inquietanti da farmi pagare un analista per aiutarmi a superare le mie paure. Ma quello che sta accadendo negli ultimi giorni mi spaventa davvero. Cosa ti spaventa, Ethan? Sii sincero. Io ho visto la morte. La tua? Sì. Ma a morire nella realtà era qualcun altro. Stai dicendo che hai avuto una premonizione? Sto dicendo che ho visto come sarebbero morte delle persone. Due volte. Li conoscevi? In qualche modo sì. Non erano amici o parenti. La prima vittima era una mia vicina di casa. Ad ucciderla è stato il marito. La seconda volta invece ho visto la morte di una persona che era presente nella mia stessa stanza. Come percepisci le loro morti? Le senti? Le vedi? Le vedo. Da sveglio? Quando dormo. E vedi i loro volti? No. A morire sono io. Ed è terribile quello che provo. Sembra che io stia morendo davvero. Devo preoccuparmi, Ada. Hai mai sentito parlare di bambini indaco? No. I bambini indaco sono dotati di tratti e capacità speciali o soprannaturali. Stando ad alcune testimonianze, essi hanno spiccate qualità caratteriali, quali empatia, creatività, forza di volontà, o addirittura poteri paranormali come telepatia, chiaroveggenza o la capacità di comunicare con gli angeli, per i credenti. Ovviamente non c'è alcun fondamento scientifico, ma se mettessi da parte il tuo scetticismo, questa teoria potrebbe riguardarti. E insomma, stai dicendo che io sono un... Perché no? Significherebbe che le tue premonizioni sono un dono. Un dono? Non tutti hanno la capacità di prevedere la morte di qualcuno. Magari potresti anticiparla ed aiutarlo. Io soffro quando faccio questi incubi. Nessun eroe diventa un eroe senza soffrire. Ma io non voglio essere un eroe. A volte non si è scelta. O forse hai paura di esserlo. Dunque, nelle tue premonizioni, a quanto pare, riesci a percepire le emozioni negative delle persone che ti sono attorno. E i miei vicini di casa? Tu sei il puntino. Questa è l'area in cui le tue premonizioni possono agire. Ora, non so se prenda uno o due isolati, ma potrebbe essere un'idea. E se così non fosse? Perché non ti unisci a noi domani? Ci riuniamo tutti i pomeriggi per lavorare con la nostra mente e la nostra anima. Affrontiamo dei viaggi nelle nostre profondità e che ci consentono di conoscere meglio la nostra personalità, le nostre paure, i nostri segreti.
Ovviamente la privacy è fondamentale, ma l'ipnosi ci permette di scavare a fondo e di lavorare su noi stessi. E poi è divertente, perché è un po' come giocare. Ma tutto questo è legale? Io invito i ragazzi a dire a parenti ed amici che mi aiutano a tenere in ordine il museo. Allora, sarai dei nostri? Posso portare il mio amico? No. Ma non ero io quello che non crede in niente? Sì, e sei sempre tu quello che porta sfiga. Ma se sei stato tu a dirmi di andarci? Di andarci tu, non io. Che c'è dentro? Mozzarella e pomodoro. Sembra buono. Fammi dare un morso. Buono. Oh, che cazzo fai? Lo butto? No, amico, non pensarci nemmeno. Io non mangio niente da ieri sera. E allora verrai? Adesso ricatti pure. E dai, su, non fare lo stronzo. È così buono questo panino. Il pomodoro è così fresco. Giuro che se fai cadere quel panino io ti ammazzo. E allora verrai? Fanculo! Non è per la seduta che non voglio venire. È per Laura. Ma non è una tua amica? Sì. Ma non mi dire... Cosa? Andrei il donnaiolo è perso di Laura? Sei simpatico come il culo di un babbuino. A me fa ridere. Mi dai il panino, per favore, che ho fame. E allora verrai? E poi Laura ha detto che sei anche in debito con lei. Ma che? Va bene, ok? Vengo a questa seduta del cazzo. Ops. Pronto? Salve, qui da Alice Pizzeria che parla. Cerco il signor Ethan, il nostro fedele cliente e amante di pizze. Potrebbe passarmelo, per favore? Il signor Ethan al momento non c'è. Se vuole, le passo il fratello Margherita. Ciao, scemo, ti disturbo? Certo che no. Mi dai il panino, per favore? Come mai questa chiamata? Questa sera mia madre esce con un suo compagno e io e mio fratello rimaniamo a casa da soli, ma ad annoiarci. Quindi ci farebbe piacere averti con noi. Sì, con piacere. Però perché non venite voi da me? Così possiamo stare più tranquilli e fare più casino. Ti ho detto di darmi quel cazzo di panino. Ammettilo, hai paura di venire a casa mia? Più che altro mi sentirei un po' a disagio. Giuro che se fai cadere quel panino io ti ammazzo. E va bene, veremo noi da te. A patto che mangiamo pizza. Beh, la pizza è obbligatoria, no? facciamo sempre per le 8? Va bene per le 8. Stasera. Ciao. Ascoltami. Ti ho detto che vengo a fare la seduta speritica. Ho anche aspettato che tu finissi la tua telefonata erotica. Ma adesso dammi quel cazzo di panino, oppure ti carico come se io fossi Toro e tu una bandiera rossa che sventola! Delizioso! Buono! In atto, ecco. Tu non dire alla mamma quello che ho detto.
E non dire a tua madre che ho detto che Ares è un nome di merda, ok? Ok. Non è brutto come nome. Ma se sembra il nome di un gatto. Facciamo così. Quando vieni a casa mia, ti chiamerò Johnny. Ti piace Johnny come nome? Sì. Non ci posso credere. Mio fratello ha detto più di due parole. È l'effetto Ethan. Per essere un designer, hai davvero una bella casa. Se dipendesse dal mio stipendio, sicuramente vivrei in un monolocale. Questa casa è dei miei. Mio padre era un architetto. E adesso in pensione? Mi dispiace. E tua mamma? Lei anche? Lei vive in Spagna. Sono stato io a dirle di trasferirsi lì. Vivere in questa casa la stava distruggendo e così... si è rifatta una vita. E vai a trovarla? In realtà viene lei a trovare me. Anche se le ho promesso che in estate andrò io a trovarla. Solo che... l'idea di conoscere il suo nuovo compagno mi turba. Ah, sei gelosa, eh? Thank you.
Alice. Cosa stai facendo? Quello che mi stai chiedendo è troppo. Io non posso uccidere tuo padre. È già morto. Tranquillo. Tu stai bene? Sì, certo, sei tu che hai urlato. Non hai nessun dolore, vero? No, perché dovrei? Alice, svegliati! Svegliati. Tutto bene? Sì. Stai facendo preoccupare. Alice. Alice, io. Rinaldi si è tolta la vita questa notte nel bagno della casa dei suoi genitori. A ritrovare il corpo della ragazza senza vita è stato il suo fidanzato che dormiva da lei. Il ragazzo ha detto che la giovane aveva problemi con i genitori per via di un passato turbolento dovuto alle droghe. Due terribili tragedie nello stesso... Tieni. Mi dispiace, Ethan. Che cazzo sta succedendo? Andiamo a scoprirlo, amico mio. Oggi abbiamo due nuovi ospiti fra noi, Ethan e Andrea. E sono felice che abbiano accettato il mio invito. Quello che faremo oggi è un'ipnosi di livello 2. Scaveremo più in profondità nel labirinto della nostra mente, alla ricerca di quei misteri che ci rendono fragili, dubbiosi, tristi o che addirittura ci spaventano. Questo tipo di ipnosi richiederà molta concentrazione. Potrete sudare, andare in panico o addirittura tremare. Ma voi, qualsiasi cosa accada, non allontanatevi mai dalla mia voce. È chiaro? Questa cosa mi sta casando un sacco. Mi fa piacere, Andrea. Adesso però concentrati e fai quello che ti dico. Bene. Cominciamo. Chiudete gli occhi. Fate un respiro profondo. Inspirate dal naso, espirate dalla bocca, lentamente. Inspirate, espirate. Inspirate, espirate.
Inspirate, espirate. Inspirate, espirate. Lentamente, dall'oscurità, un bosco apparirà davanti a voi. Riuscite a vederlo? Bene. Ora, alla vostra sinistra, fra gli alberi, immaginate che ci sia un baule. Lo vedete? Avvicinatevi adesso. Siete vicini al baule? Apritelo. Dentro ci sarà un oggetto a voi caro. Avete trovato qualcosa per voi importante? Ethan, hai trovato qualcosa per te importante? Ethan, cosa c'è nel baule? Ethan! Che cosa vuoi da me? La tua anima! Fanculo! Calmi, ragazzi. Calmi. Non è successo nulla. Non è successo nulla! Calmo, Ethan. Calmo. Per oggi abbiamo finito. Continueremo domani. Buona serata, ragazzi. Sia meglio spostarsi in un luogo più appropriato. Cosa c'era, Ethan? Cosa hai visto nel baule? Dei denti. Ho visto dei denti. Quando ho aperto il baule ho provato un brivido terribile. C'era qualcos'altro oltre i denti? Non ero solo lì. Chi c'era con te? C'era qualcos'altro. Sembrava una donna, ma non lo era. Descrivila.
Nel bosco non l'ho vista bene. Ma questa notte, a casa mia, l'ho vista. Era esile. Camminava in una maniera davvero inquietante, con questi lunghi capelli neri. E subito dopo è morta la mia vicina di casa. Tu non sei credente, vero Ethan? In questo momento non so più a cosa credere. Hai per caso bestemmiato i morti in un cimitero? No. Hai avuto a che fare con sette o sortilegi? No. Hai conosciuto persone ambigue che ti abbiano detto qualcosa di strano? No, ma perché mi fai queste domande? Aspetta. Stai pensando a qualcosa? Credi di sapere cosa sta succedendo? No, non lo so. Ma chiamerò un amico e magari lui ne sa più di me. Perché intanto non vai in un posto che ti rilassi? Che ti metta di buon umore? Poi magari uscite e vi distraete un po'. Potrebbe aiutarti. Un tempo c'era un posto. Ma è stato proprio lì vicino che tutto è cominciato. E non c'è nient'altro che ti metta di buon umore? Forse un posto c'è. Sul serio? Una capra. Mi mettono di buon umore. E io che mi ero illuso di andare in uno strip club. Ma non è stupenda? Sei stato veloce. Beh, quello che mi hai scritto ha catturato così tanto la mia attenzione da farmi mandare al diavolo tutti i miei appuntamenti e farmi correre qui. Per l'occasione, mi sono anche vestito a tema. Entra. Ci sono varie spiegazioni plausibili riguardo quello che sta succedendo al ragazzo, sia scientifiche che paranormali. Scientifiche? Sì, per la scienza è matto da legare, questo lo sai, vero? E per il paranormale? Per il paranormale, la teoria che più lo riguarda sembrerebbe essere questa. Il suo nome è Udagar. È un demone non molto noto. In realtà è un demone che non viene mai nominato. Le immagini sono puramente indicative. E perché non viene mai nominato? Beh, perché si dice che non esista alcun modo per liberarsi di lui. Secondo i testi più antichi, esistono tantissimi demoni, alcuni più noti, come la Lamia, altri meno noti, ma non certo meno pericolosi. Sono soltanto meno noti perché esistono pochissime testimonianze a riguardo. E su questo Udagar ce ne sono? Posso vedere? Sì, certo, lì apposta. Thank you.
perché Udagar non lascia testimoni. Questo demone è veramente una piaga. Secondo il poco materiale che ho trovato a riguardo, sembra essere il demone delle premonizioni. In pratica, sceglie un'anima e comincia a nutrirsi di tutte quelle più fragili che gli stanno attorno, portando dolore e sofferenza a quell'anima, per poi ucciderla e farla sua. Ma è terribile. E tu sei certo che si tratti di... No, io non sono certo proprio di nulla, Ada. Quello che tu mi hai raccontato è davvero macabro. Le ipnosi che tu esegui sono ben diverse dalla regressione o dagli altri tipi di ipnosi. La tua crea un labirinto nel profondo della mente di colui che la riceve. Soltanto che il ragazzo non ha trovato se stesso nel labirinto, ha trovato chi lo tormenta. Poi mi hai detto che ci sono state diverse vittime in pochissimi giorni. E oltre a essere così vicino a questi racconti, il fatto che questa creatura, se di essa si tratta, stia mettendo vittime così velocemente, potrebbe significare che il demone si sia accorto che il ragazzo o qualcun altro sappia della sua presenza. Questo potrebbe accelerare o addirittura peggiorare le cose. È un bravo ragazzo. A lui non interessa. E secondo te perché ha scelto Ethan? Ada, lo sai anche tu. I demoni non cercano di possedere i corpi che potrebbero sconfiggerli. Scelgono quelli che possono comandare come meglio credono. Scelgono i deboli. I demoni sono malvagi, non sono mica scemi. C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarlo? Noi no. Solo Ethan può salvare se stesso. Gli esorcismi non funzionano. Non si praticano neanche più ormai. Quello che puoi fare è portarlo nel profondo della sua anima e farglielo incontrare. È pericoloso. Potrebbe ucciderlo. Ma il credo? Sì. Su alcune scritture si dice che il credo possa infastidirlo o, nel migliore dei casi, anche scacciarlo via. Ma solo Ethan può farlo. Quando lo vedrai? Domani pomeriggio. Ok. Allora, prima di iniziare il viaggio, faglielo leggere. Deve assimilarlo. Deve memorizzarlo. Per portare la preghiera con sé nel labirinto. Lui non è credente. Oh! Dopo quello che vedrà, lo sarai come. Adesso vorrei vomitare tutto. Mangi per vomitare. La provi mai quella sensazione di goduria quando mangi, ma una volta finito ti rendi conto di aver mangiato troppo e vorresti vomitare per non sentirti in colpa. Oh, un po' come quando c'è quella giornata you can eat mentre fa una dieta. Oh, amico, io provo quella dannata sensazione ad ogni ristorante con la scritta you can eat con o senza dieta. Sì, ma qua non ce l'ha scritto. Sì, ma il panino era delizioso. Eh già, e immagino anche le patatine fritte, la piadina, le crocchette di patate. Basta, basta. Non nominare altro cibo, va a finire che vomito per davvero. Come stai? Uscire un po' mi ha fatto bene. Le capre ti hanno fatto bene. Sì, anche. Un giorno ne prenderò una. Ah sì? Mm-mm. E come la chiamerai? Gina? No, stavo pensando ad Andrea, che sarebbe perfetto. Sai che capra sex symbol sarebbe? Certo. Con Alice? Ti sei sentito? Sì, ci siamo scritti poco fa. Era un po' preoccupata, ma... Ok. Grazie, Andrea. Come, scusa? Paghi tu la cena, lo sai, vero? Ma sei mangiato per 4. Sì, ma tu oggi mi hai fatto sudare per 10. E poi io sto per offrirti da bere. Ma non stavi per vomitare? No, non ho mica detto che ti porto a mangiare. Su, andiamo. Capre. Ma
domani dobbiamo assolutamente finire il logo per il multisala. O ci tocca pagare la penale. L'ho cominciato. Sì, ma devi dargli un'occhiata. Magari trovi qualcosa di meglio. Non sono mica un mago. Ah no, ma non eri diventato un supereroe. Ma vaffanculo. Senti, se per caso riprendessimo il discorso che stavamo facendo l'altro giorno e ti chiedessi... Ti risponderei che esistono cose a cui non possiamo dare una spiegazione. E che forse, e dico forse, le energie di cui tu parlavi potrebbero esistere. Hai detto due volte forse? Sì, ma ho detto anche potrebbero esistere. Ciao. Hai da fare? Ma è Laura. Chiamo la polizia. Allora, piccola, ci facciamo un giretto sulla mia auto? Vi prego, io voglio... Giuro che sarò dolce. Vi prego, io voglio andare solo andare a casa, lasciatemi stare. Vai a casa se fai la brava. Tranquilla, lui non partecipa ai nostri giochi. Giuro che se non mi lasciate andare io inizio ad urlare. Andrea, che cazzo fai? Lasciatela stare! Lasciatela stare! Ehi, vatti a fanculo, la ragazza è con noi. A fanculo ci vai tu, barbone del cazzo! Laura, vattene via! Ti stai facendo male, cazzo! Ehi, pezzo di merda, non mi hai sentito? Lasciala stare! Oh, vaffanculo! Laura, vattene via! Via! Ok, diamoci tutti una calmata, ok? Non c'è bisogno di scaldarsi. Ma voi mi avete già fatto scaldare. Il tuo amico ha colpito Andrea. E il tuo amico non si è fatto i cazzi suoi. Ti chiedo scusa, ok? Solo che stavi importunando una mia amica. Cosa pretendevi? Che restassi in silenzio e ti lasciassi fare? Io volevo divertirmi. E adesso come faccio a divertirmi? Ma vai a puttane, no? Andrea! No. Andrea è impegnato con il mio amico adesso. Lasciami amoreggiare. Togli quel cazzo di cosa dalla faccia. Troppi ordini mi stai dando. E io odio essere comandato. No! Max, andiamo via! Avevi detto che era un dono. Avevi detto
che potevo aiutare chi era in difficoltà. Mi ha mentito! Questa è una fottuta maledizione! Ethan, ti prego, calma. No, che non mi calmo, Ada! No, che non mi calmo! Andrea... è morto! Andrea è morto. Il mio migliore amico è morto. Io non ho fatto niente per impedirlo. Niente. Mi dispiace davvero. Ti chiedo scusa. Credevo che quello che ti stesse accadendo fosse qualcosa di positivo, ma sono stata un'ingenua a crederlo. Che stai dicendo? Oggi ho incontrato un vecchio amico esperto in demonologia ed antiche scritture. E dalle ricerche l'unica teoria che più si avvicina alla tua situazione è quella... Credo tu abbia a che fare con una potente forza oscura. Stai dicendo che ho a che fare con... un demone? Udagar è il suo nome. È lui quello in foto. Sono immagini che lo ritraggono, ma non esistono prove certe del suo aspetto. Come mai? Dovevo immaginarlo. Ma Ethan, forse c'è un modo per scacciarlo via. Ma è una preghiera? Sì, leggila. Ma a che serve? Leggila. Devi memorizzarla. Proveremo ad affrontarlo di nuovo. Questa volta però... dovrei essere molto forte. Ma che serve lottare se non sono riuscita a salvare Andrea? È troppo tardi ormai. Andrea è con te. Lui vorrebbe che tu lottassi per salvare la vita delle persone che ti sono vicine, che probabilmente in questo momento sono in pericolo. Non è mai troppo tardi. Cosa devo fare? Secondo Eric potrebbe essere pericoloso farti in ipnosi, perché il demone potrebbe aver capito che tu sai della sua esistenza e quindi potrebbe giocare con la tua mente. Ma tu non devi cedere e soprattutto non devi avere paura. Quando lo incontrerai dovrai leggergli il credo e se le antiche scritture hanno ragione potresti avere una possibilità. Fino a qualche giorno fa non credevo in Dio e compagni, adesso... mi ritrovo a combattere contro un cazzo di demone. A volte basta un attimo per stravolgere una vita intera. Ok. Sono pronto. Respira, respira profondamente. Lascia che ogni tuo pensiero si dissolva nel buio. Respira, respira profondamente. Lascia che la tua mente...
essere a casa tua. Qualsiasi cosa accada, non lasciarti distrarre. Ricorda, lui si nutre della tua anima. Sei reale. Thank you.
della mia anima che vuoi. E allora prenditela! Cazzo! Cazzo! Era così reale! Era così reale, cazzo! Era così reale! Non sono riuscito a leggerla! Non sono riuscito a leggerla! Ada. Ada, tutto bene. Sei tu. Sono Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credi davvero che queste puttanate funzionino? Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. La preghiera non ha funzionato. Ora vuole la sua anima. E io non posso permetterlo. Robert, non credi di aver bevuto abbastanza per oggi? Non abbastanza. Sì, ma io devo chiudere. È mezzanotte. Ma io voglio bere ancora.
la puttana di mia moglie. Non solo ha un culo che fa provincia, ma quella cagna si è pure scopata il mio vicino di casa mentre ero al lavoro. Mi dispiace. Non avrei mai immaginato che... Ascolta. Vai in albergo, ti prendi una stanza e ci dormi sopra. Domani vai da un avvocato e chiedi il divorzio, così con tua moglie hai risolto il problema. E ti rifai una vita. Oggi ho risolto il problema con mia moglie. C'è qualcosa che ti mette a disagio? Sì, pronto. Chiamo perché credo che una ragazza sia in grave pericolo in questo momento. Ti sto spaventando, Alice. Ti prego, Robert. Metti giù quella pistola. Ti supplico. Che strano, vero? Come un piccolo pezzo di ferro. Può far tremare le gambe a una persona. A quella troia di mia moglie. Ho dovuto sparare due volte per ucciderla. Ma ho letto che se mi ribelle basta un colpo solo. Ma io che c'entro? Io non ti ho fatto nulla. Perché? Dimmi! Ti sembra giusto quello che mi ha fatto lei?
E ti capita spesso di fare questi sogni? Come questa è la prima volta. Non ho mai sognato qualcosa di così intenso. Sembrava quasi un film. Mi è capitato altre volte di sognare la mia morte, ma mai così dettagliata. Magari di recente hai visto un film di fantasmi e il tuo subconscio ci ha marciato sopra. Probabile. Una volta ho avuto un incubo terribile. Ero su un treno che deragliava e ero una dei testimoni dei pochi sopravvissuti. Poi mi sono ricordata che il giorno prima avevo parlato con una mia amica di un incidente ferroviario avvenuto diversi anni fa in una stazione qui vicino. La nostra mente a volte gioca brutti scherzi. Già. Ed è anche il coraggio di ridere come un ebete dopo avermi fatto aspettare qua fuori per 20 minuti. Deve essere stato terribile questo sogno. Non immagini quanto. Pensa che morivi e mi dispiaceva pure. Ma no, ti dispiaceva. Passiamo a prendere Laura e Alice e poi dritti al lago, ok? Sicuro che te la senti di guidare fino a giù. Vaffanculo. And just leaving the dark, the demons are coming back. And this is my very fear, another goodbye. I'm never gonna leave your side. Along the road, the stars again. Just the one of my friend, traveling together to the back. Me and you were my best, traveling together to the end. And now you see that we're living for a new beginning, life fading into the sky. From the glass I see my best, worry sick and too hard, and together to the end. Another goodbye. I'm never gonna leave. Arrivo subito. E questa era The Road di Marco Stefano Poletti e Leonardo Ielo, due giovani e talentuosi musicisti italiani. Purtroppo, durante l'ascolto di questa bellissima canzone, abbiamo letto su internet una notizia davvero macabra e sanguinolenta che vogliamo condividere con voi. Una terribile tragedia avvenuta la scorsa notte, dove una donna è stata uccisa e poi mangiata dal marito di 50 anni nella loro casa. L'uomo, dopo essersi allontanato dal luogo dell'omicidio, si è presentato in carcere confessando il delitto. Quando la polizia ha interrogato l'uomo chiedendo cosa lo abbia spinto a commettere un tale gesto, l'uomo, se uomo si può chiamare, ha risposto dicendo: non sopportavo le sue urla, ma amavo il suo corpo. Ma che cazzo...